Domenica 17 marzo è una data storica, per la prima volta il mondo del pallone si ferma per lo sciopero dei calciatori. Stadi deserti, niente cronache e niente totocalcio. Si riprende a giocare la domenica successiva e l'Atalanta ricomincia dalla Sampdoria, vincendo a Marassi al termine di un incontro ricco di emozioni e di gol. E pensare che al termine del primo tempo i nerazzurri erano sotto di due reti e nessuno avrebbe puntato una lira sulla squadra bergamasca. E invece nella ripresa i nerazzurri hanno tirato fuori mordente e carattere, ribaltando il risultato. Sampdoria in doppio vantaggio proprio sul finire del primo tempo. Al 45esimo Mancini salta con una finta Herrera e serve Evan. Cross dalla parte opposta dove arriva Balleri che insacca. Due minuti dopo il bis lo offre Chiesa, è un duetto con Mancini, il cui colpo di tacco mette Chiesa nella condizione di sparare a rete di destro al volo. Dopo che Fortunato era riuscito ad evitare il terzo gol deviando la palla in angolo su conclusione di Seedorf, al quinto minuto Vieri dimezza lo svantaggio dopo un'azione combinata con Morfeo. Il suo sinistro è imprendibile. Non è finita. All'undicesimo arriva il pareggio. Ancora Vieri su un lancio di Montero inganna Pagotto che sbaglia all'uscita. Arriva Morfeo e insacca il suo ottavo gol personale. Incredulo il popolo sampdoriano. Ma il bello, per l'Atalanta si intende, arriva al 38esimo. Tovaglieri offre di testa un buon pallone a Fortunato. Il suo tiro al volo va dritto all'incrocio dei pali. È il gol del 3-2, gelo su Marassi per i tifosi blucerchiati.